buongiorno, anzi buon mattino, che qui sono le 5 del mattino solo, e io oggi vi voglio fare una cosa spettacolare. Intanto vi chiedo scusa se non sono preciso nelle mie pubblicazioni, ma ho avuto un problema con la schiena, sono cascato in bicicletta e mi sono, diciamo così, rotto una parte qui della lombare, che sono un pochino, diciamo così, disabile. Comunque io, ecco qua, vi diamo il buongiorno. Oggi andiamo a fare la ventricina. La ventricina è questo salume tipico dell'Alta Italia, che è un salume un po' strano, perché i pezzi devono essere molto grossi dentro, molto grossi, però alla fine, diciamo così, della fiera è molto buono. Però è un po' strano, perché solitamente vengono tritati piccolini, fini, e i grossi fanno un pochino strano. Comunque è una ricetta che va molto di moda nell'Alta Italia, e oggi ve la ripropongo. Inizio, io Cocò ve la riproponiamo. Sta dormendo, figuriamoci voi. Andiamo a vedere gli ingredienti. Del maiale, 20% del grasso, che siamo 80 e il 20. Io l'ho tagliato grosso, vedete? Faccio vedere questi pezzi un po' grossolani. Ora qui c'avevo già dei pezzettini già un po' tritati, lasciamo stare. Poi ci vuole la pancia del maiale, che eccola qua, vedetela quanto è bella. Ok, pancia del maiale, e qui ho fatto un trito che ora vi scriverò, o che in prevalenza è del peperone, del finocchietto. Ci ho messo dentro un pochino di zafferano, un po' di piccante, ci metto dentro una percentuale di sale al chilo, ogni chilo praticamente io ci metto dentro il 2%. Se voi è poco, mettetecene il 3, assaggiate la bocca e mettetecene il 3. Ci ho messo dentro sempre nell'insolito un pasto un po' di pepe, comunque vi scriverò tutto. Qui ci vuole dello strutto, perché alla fine in tutto quanto va messo lo strutto sopra a tutta il nostro, diciamo, budello. Un pochino di vino, io in questo caso ce l'avevo, un pochino di vino buono bianco, un goccio di vino. Se voi ce l'avete rosso, mettetecelo rosso, se no lasciamo stare. Il sale, dovete alzare la percentuale. Io ci metto un pizzico di zucchero, il zucchero perché mi aiuta, diciamo così, nella maturazione di tutto i componenti. Andiamo a cominciare. Io farò fuori camera, ma l'importante è che sia in camera per tutto il resto. Allora, andiamo a mischiare la parte nobile della coscia, come fosse il prosciutto, questo qui è parte del prosciutto, mentre invece il grasso è la parte della groppa, la famosa parte della groppa, che è quella che praticamente ci viene fatto dopo il lardo, che è una cosa prelibata, che quando vedete della ventricina a 14 euro al chilo al supermercato, lasciatela stare, perché non è possibile, perché costa, perché solamente la parte del prosciutto costa un sacco di soldi, poi la parte della groppa vi costa un sacco di soldi, e tutto il resto è uguale, perché sono una ventricina buona, minimo metto lo zucchero, siamo tutti insieme, minimo ci vuole sui 30-35 euro al chilogrammo per capire che è buona, perché altrimenti è impossibile, perché solamente la parte del prosciutto costa un sacco di soldi. Se non vi fate fregare, nel senso, se lo volete usare, se volete mangiare una cosa buona, dovete purtroppo spendere un po' di soldi. Io qui ci metto anche appena un goccino di grasso, messo. Ok, io ora non vi sto a menabbera, lo giro bene per un 10 minuti, lo giro per un po', ok, lo faccio bene,
abbastanza largo, solo il tirabuchi che ora lo riesco a trovare, non ti ricordo dove l'ho messo, ma almeno così, vedete? Bravo. Lasciamo con la sua legatura, mi raccomando, bella stretta, è importante, allora, bella stretta, comincio, gli facciamo il famoso strizzotto, vi ricordate? Così, così almeno non sarà possibile che si strapperà, perché facendo in questa maniera non si potrà sganciare. Vediamo la parte in più. Stamattina è un pochino presto, mi sto alzando un po' presto la mattina perché mi fa male la schiena, allora mi alzo un pochino prima. E tanti di voi mi hanno chiesto di fare questa ventricina e stamani la faccio assieme. Vedete, faccio vedere lo strizzotto, no? Guardate, è impossibile qui. E ora qua vi facciamo una bella legatura. Prima di tutto la legatura va fatta longitudinale, ok, e di lungo, ok, longitudinale, e poi si fa trasversale, questo sempre. Questo è un qualsiasi salsalume, dovete fare così, in maniera che lui abbia la consistenza, si blocchi, bene bene bene. Si sbaglia anche, sono anche un po' coglionito della mattina. State bene, di alzare il paura, ok, e qui non mi basta, non mi fa vedere tutto. Per accorciare i tempi nel video vi faccio vedere, legate stretta 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 più che potete, ok? Anzi, io l'ho legata anche un po' stretta, poi bucate parecchio, bucate parecchio, così entreranno tutti i sapori, uscirà l'aria. Poi ho preso dello strutto che avevo fatto e l'ho ho messo tutto quanto lo strutto da tutte le parti. Questo è un salame che va fatto in questo periodo qui caldo, non è un salame che aveva fatto il freddo, perché anche se lo mettete in una cantina, la cantina non è a 8 gradi ma è a 12, 13, 14, non ci sono problemi, tanto c'è lui che l'aiuta a proteggere. Ora dobbiamo lasciarlo stare 24 ore ad asciugare. Nel frattempo di queste 24 ore dategli qualche altro bucarello e faccio vedere, prendete un altro po', magari dopo tra 7-8 ore un altro pochino che si secca, entra bene bene dentro, un altro pochino di strutto, o se ce l'avete, avete la fortuna dell'asciugna,
o un pochino di sciugna e lo mettete a riposare, scioccherò tutto, lo mettete a riposare 3 settimane. Io il video per l'assaggio ve lo farò vedere in 3 settimane, perché ora ho fatto questo qui e non ho il tempo di aspettare 3 settimane, però collegatevi, mettetevi il mi piace, condividete, scusatemi se non sono stato, diciamo così, come faccio di solito, puntuale, una volta a settimana, due, perché ho avuto questo problema, questa caduta in bicicletta dove mi ha infortunato e mi sto un attimino riprendendo, anche ora sto facendo un po' di fatica. Ok, seguitemi, se avete delle domande fatemele. L'importante è che condividete queste ricette con altre persone, anche quando scrivo sui forum. Io non è che scrivo sui forum perché voglio fare il figo, perché voglio che voi condividete queste ricette con altre persone. Ci aggiorniamo fra 3 settimane con questa venticina spettacolare. Grazie e Graziella.